La legalità come messaggio da rivolgere ai giovani utilizzando tutti i linguaggi possibili. Convegni, dimostrazioni, visite guidate con protagonisti i rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni. Il cuore del centro storico di Trani è stato il Teatro della Notte Bianca della Legalità. L'iniziativa, promossa nell'ambito del progetto Testimoni di Legalità Attiva, è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio ed è stata organizzata dalla Prefettura della BAT con il Comune di Trani nell'ambito del Patto Educativo Provinciale. Abbiamo la giustizia presente a ranghi completi con tutto i magistrati che incontreranno i ragazzi, abbiamo il mondo ecclesiale rappresentato dal Vescovo, abbiamo le forze di polizia tutte presenti e ci sarà un momento concertistico importante con un simbolo dello Stato italiano, la fanfara dei Carabinieri, proprio per far presente, per presentarci ai ragazzi, presentare i volti delle istituzioni e far capire che noi siamo qui per avvicinarci a loro, per dialogare con loro, anche se usiamo due linguaggi diversi, due sistemi diversi, dobbiamo trovare un minimo denominatore comune che è quello della legalità. Inculcare i valori della legalità è fondamentale. Il territorio della provincia BAT sta vivendo una fase critica dal punto di vista della criminalità, con episodi che coinvolgono soprattutto i più giovani. Serve una risposta forte che parta dalla prevenzione. Dobbiamo imprimere alle nuove generazioni questi concetti importanti in un momento di crisi valoriale, valori fondanti della Costituzione, i valori della difesa dei diritti umani, i valori della democrazia, i valori dell'uguaglianza, i valori della fratellanza, dell'umanità, della collaborazione, insomma generare questa forte coesione istituzionale con tutte le altre componenti e soprattutto dargli la forza morale per fronteggiare ogni situazione di ogni forma di criminalità. Il buon esempio per i più giovani deve provenire dalle istituzioni, il cui corretto funzionamento dipende dal grado di formazione dei cittadini. È la testimonianza del dottor Enrico Passaro, capo dell'ufficio del cerimoniale di Stato per le onorificenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le istituzioni funzionano se le facciamo funzionare, partendo dai cittadini, poi tutto sommato tutto parte dai cittadini, no? I cittadini votano, scelgono i loro rappresentanti, il Parlamento funziona, il Parlamento elegge il capo dello Stato, nomina un capo del governo, viene data la fiducia al governo, per cui le istituzioni sono queste. E le istituzioni funzionano se diamo l'opportunità alle istituzioni di funzionare. Ecco perché c'è necessità, secondo me, di educazione civica.